Oggi è un giorno speciale, è il mio compleanno. Sammy, manco mi ha fatto gli auguri. Ragazzi, Ele certo li ha fatti. Comunque noi stiamo andando in palestra adesso, è il mio compleanno, però non è veramente iniziato come un giorno speciale, perché ovviamente essendo lunedì io ho iniziato regolarmente con tutto il lavoro che devo fare, i programmi, clienti nuovi, clienti esistenti, tutte queste cose qua. E adesso sono le 3 e stiamo andando in palestra. Io ero morto perché stanotte non abbiamo dormito tanto e quindi mi sono fatto il mio pre-workout prima. Solitamente non lo faccio più, non bevo più tanta caffeina. Sei contento, Sammy? Bravo, sì, finalmente. Quindi ho ridotto di molto il consumo di caffeina, però oggi proprio mi serviva perché mi sento abbastanza debole. Ci abbiamo la giornata pesante che appunto coincide con l'inizio della settimana. Quindi adesso noi andiamo in McFit e vi facciamo vedere un bel allenamento seduta, la prima seduta pesante della settimana. Because you don't know who you are. Ragazzi, siamo entrati in McFit, inizio subito con un po' di riscaldamento, 5-10 minuti e poi abbiamo il primo esercizio. Ragazzi, come primo movimento abbiamo la panca piana che sta facendo lì Sammy. 4 serie ripetizioni, 3 serie belle pesanti. Let's get it. Secondo movimento siamo passati a un barbell row, anche questo bello pesante, 6-8 ripetizioni, se meglio sto a parlare. Dai Sammy, ragazzi, come terzo movimento stiamo facendo un bel cable chest press, che è come se facessi una bella flessione ma con i cavi. Veramente una bomba, provateci. Ragazzi, come quarto esercizio vedete qua Gigi sta facendo il seated cable row. Quarto esercizio per oggi, facciamo dalle 10 alle 15 reps. Vedete, guardate Gigi che bomba, stiamo facendo un dumbbell curl 8-10. Guarda che bomba, guarda là, guarda la vena. Ragazzi, appena finito l'allenamento, è andato bene, spero vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un bel like e ora andiamo a casa a riposare e a mangiare. Guarda che faccia rossa, mamma mia. Ragazzi, abbiamo deciso di fare il nostro post workout in questo posto che si chiama Juicy Avenue, che è il posto preferito di Sammy. E anche lei ha deciso di prenderti una insalatina. E ragazzi, questo c'ha un menù enorme di cose, protein shake, insalate, bagel, tutte le cose massime healthy. E io invece mi prendo una acai bowl che non mi mangio da quest'estate, quindi è veramente una voglia. Vediamo come esce. Guardate tutte le cose fresche. Sta anche il reparto dolci, ma qua meglio appare. Ragazzi, mega bagel post workout con bagel multicereale e le solite cose per farcire: pollo, pomodoro secco, un po' di pesto, un po' di formaggio. È una bomba. Siamo finiti in un piccolo negozietto pieno di un sacco di roba carina e un sacco di cose tipo Buddha, filosofia molto tranquilla, kindness, quindi siate felici, siate contenti, siate gentili agli altri, che secondo me è importantissimo. E ragazzi, siamo tornati a casa, abbiamo fatto praticamente tutta Barcellona a piedi. Quasi, sì. Abbiamo fatto negozietti come avete visto, ora siamo tornati a casa e
finalmente siamo con Ele per un altro bellissimo couch chat. Oggi non c'è Sammy, ci sta Ele, e volevo solamente aggiornarvi sulla situazione, perché alcuni di voi diranno: ma scusa, non dovevi andare a Milano a vivere con Ele, cosa è successo? E quindi volevo un attimo aggiornare che, almeno per il momento, per motivi di logistica, non per motivi personali nostri, semplicemente con le case era un po' difficile a Milano, e quindi abbiamo deciso per il momento che io sto a Barcellona e Ele continuerà a stare a Milano a fare gli esami e fare l'università. E quindi questo è l'aggiornamento. Dovevo andare a Milano e invece per ora è rimandato. È rimandato a, non lo so, almeno adesso fino a febbraio, che finisco le sessioni di esami, stiamo così. Poi vediamo. E lei è stata così carina perché è il mio compleanno e quindi è venuta a trovarmi, anche se sei in seduta di esame. Diciamo in sessione, sì. Due giorni. Che mi mancava e quindi mi sono dovuta organizzare per forza. Ci tenevo a dirvi, tutti voi che magari stanno in una relazione, diciamo, a lunga distanza e che magari non vi vedete così spesso, se per voi è importante. Ma poca gente fa relazione a distanza. Non lo so, in Italia non è. Fateci sapere. Perché è difficile. Sì. Però secondo me è difficile, però se entrambi vogliono la stessa cosa, se c'è comunicazione e soprattutto se entrambi si spingono a, diciamo, appunto, viaggiare, fare, come facciamo noi, può benissimo funzionare e noi ci vediamo poco. Sì, infatti, però, cioè, devi essere motivato, devi volerlo davvero, sennò non ha senso. Sì, una volta ogni 2-3 settimane, sì, infatti, ci vediamo, però quando ci vediamo per poco, però almeno è carino e ci manteniamo compagnia. Sì, tipo vecchi, ci teniamo compagnia. E niente, quindi ci tenevo a aggiornare la situazione, non andrò a Milano, resterò a Barcellona per un po'. Forse ci vedrete. Che poi Barcellona è meglio di Milano, figa, cioè, Milano adesso si muore dal freddo, qua adesso si sta meglio. Sì, sì, sì. Milano carina, mi piace il tempo, però, cioè, infatti poi le case costano un sacco, certo. Lo vogliamo dire, un affitto a Milano? Sì, sì, sì. Vai, È un po' è difficile, e no, Barcellona mi piace un sacco, quindi ho deciso che per il momento sto qua. Che altro vogliamo dire? Niente, che vogliamo dire? Che... Io vi ringrazio che siete arrivati fino a questo punto e vi chiedo di lasciarci un like, ci mettete 2 secondi, mi aiuta un sacco, e lasciate ovviamente il vostro commento couch chat. Avevo anche pensato la prossima volta che ci vediamo, perché magari domani non abbiamo tempo, ma la prossima volta potremmo fare un video più, come abbiamo detto, boyfriend tag, anche sul mio canale. Quindi se ci sono domande che volete sapere, perché l'ho fatto sul mio, di Ele, è vero, vero, potete andare a vedere la prima parte sul canale di Ele, e anche se volete dei what I eat in a day, perché ne stai sfornando. Perché sto studiando adesso, quindi la cosa più facile è riprendere: ragazzi, mangio questo, ragazzi, però piace, cioè, alla fine ci scambiamo idee a vicenda, può essere carino. Sì, quindi se volete un sacco di food e eating fatti molto meglio di me, andate sul canale di Ele. E detto questo, vi ringrazio a tutti della visualizzazione. Nel prossimo video tornerà anche Sammy per il couch chat. Però Sammy saluta, perché Sammy sta dietro la videocamera. Come sempre, ragazzi, sto sempre qua. Io vi ringrazio, iscrivetevi se siete nuovi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao. A me fare la thumbnail, però. Sì. Come? Parlarvi. Dobbiamo parlarvi. Quello è bello. No, voi due in copertina dobbiamo parlarvi, ci sta. Quindi fate una thumbnail dove siete un po' tipo... Pure chiariamo una cosa. Io ti guardo. No, not smile, don't smile. Be like, something happened. No, vabbè, può essere normale, te. Ok, magari una dove uno si guarda e l'altro guarda giù un po' mezzo depresso, something happened. That's nice. Yeah, yeah. Oh, that's beautiful. Yeah, that's it. Yeah, yeah. That's it. Okay, perfect. Vabbè, well done. Molto clickbait. That's what you gotta do.